Ho visto emozionarsi dinanzi a questi apparecchi. Tanti spettatori si emozionano, cioè se tu entri in sintonia, se i nostri amici che ci stanno guardando pure loro entrano in sintonia con questa, rispetto a questa storia che dicevo sembra una fiaba, tanto può essere incredibile, tanto è incredibile, beh, ci si emoziona. A proposito di quello che c'è qua esposto, immaginate questa parte qua, tra l'altro trombe stupende, sono tutti pezzi ultracentenari. Tutta questa parata di trombe che sta su in alto è tutta centenaria, tutte queste macchine qua sotto sono tutte macchinette settantenni, ottantenni, novantenni, quindi qui c'è proprio l'evoluzione della fonografia di Edison, che con un volo pindarico di 130 anni arriva poi oggi nelle nostre tasche con tutti quei biscottini magici che, con i quali, attraverso i quali ascoltiamo, registriamo e facciamo, e non facciamo altro che riflettere quell'idea geniale del 1877-78 di Edison, quando disse alla sua nonna: nonna, parla, perché sto sperimentando una macchina con cui desidero conservare la tua voce. E la nonna disse: non farlo stupido, cioè non farmi perdere del tempo. C'è ancora un'emozione da vivere qui, se lo credete. Abbiamo parlato di Caruso, abbiamo parlato della Victrola, abbiamo parlato di Caruso, che è il primo grande cantante italiano che lascia traccia di sé su dischi piatti, che sono quelli che arrivano dopo il cilindro di cera. E allora adesso, ecco qua, se volete, io vi faccio vivere una doppia emozione. La prima è quella di ascoltare Caruso centenario, la seconda emozione è quella di ascoltare la canzone più celebre del mondo, che è O Sole Mio. È talmente celebre questa canzone che vi racconto questo aneddoto, se può essere, può incuriosire chi ci ascolta. Nel 1920 un italiano vinse una Olimpiadi che si teneva in Belgio. Sale sul podio, arrivò primo, non credo, in atletica leggera. Sale sul podio, il maestro, la banda sta per iniziare l'inno di la marcia reale all'epoca, stavo dicendo l'inno di Mameli, sta per iniziare la marcia reale, si ritrovano che non hanno lo spartito musicale. Il maestro ha un attimo di aiuto, cosa facciamo? Intona O Sole Mio. Tutto lo stadio si alza e canteranno tutti O Sole Mio. E adesso gustatevi questa O Sole Mio, incisa e riprodotta da Enrico Caruso. Questi acuti sono comunque riprodotti da un chiodo, Edison, e vivi i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando e vedendo.